Eccoci qua, Topo Athletic ST2. Alcune caratteristiche di questa scarpa, poi passeremo molto velocemente a cosa può servire e a chi può servire. 196 grammi di peso, poco più di una Five Fingers, la scarpa con le dita. Parte anteriore del piede molto aperta, ampia, per lasciare la libertà alle dita del piede all'interno della scarpa di potersi aprire durante la nostra camminata o corsa. Questo favorisce stabilità e più propulsione. Ha un'intersuola non troppo evidente, ma comunque ammortizzato e che dà anche propulsione. La tomaia è morbidissima, ultraleggera e traspirante, è destrutturata. Pochissime cuciture, guardate cosa ci si può fare con una scarpa del genere. Nonostante tutto, fascia molto bene sul collo del piede e questo evita dei fastidiosi spostamenti laterali del piede all'interno della scarpa. Il differenziale drop di questa scarpa è zero. Tutte le caratteristiche che ho elencato di questa scarpa la rendono veramente versatile, perché può essere utilizzata dalla persona che non pratica sport. Ovviamente che ricerca una scarpa con un discreto ammortizzamento, ma una libertà massima di movimento. Chi ha la luce valgo, chi ha bisogno di una scarpa molto flessibile, si sta veramente bene i piedi con questa scarpa anche solo camminando. Può essere utilizzata dall'atleta che cerca di migliorare la prestazione in un 5.000, in un 10.000, è una scarpa che dona veramente un'altissima propulsione. Può essere utilizzata in tutti degli allenamenti indoor, fitness training, tipo crossfit o allenamenti funzionali, in quanto una scarpa che dà un'ottima sensibilità al terreno e ovviamente, mi ripeto, una libertà di movimento eccezionale, perché segue in modo ottimale il movimento dei piedi. Topo ST2, sicuramente una scarpa da provare.